Sardegna vi chiedeva questi trasferimenti per la TASI, questi 318.000 euro, per quale motivo vanno nel corso cimiteriale, magari il dirigente ci può illuminare, e questi 200.000 euro alla protezione civile, quando delle associazioni, del gruppo comunale, per quale corso, per quale funzione? Grazie consigliere Pugliese. Non ci sono altri interventi. Allora, poi darò al dottor De Rosa di dare un attimo una delucidazione per quanto riguarda la richiesta del Consiglio di Pubblica. Relativamente ai verbali di commissione, faccio riferimento alla questione Vignati, il verbale di commissione, ammesso che la commissione è consecutiva, abbiamo una novità di contatti predisposti dal settore. Evidentemente il settore non ha ricevuto verbale in questi commissioni, ripeto, il consultivo non era parte integrante pubblica. Cioè, diciamo, si può fare tranquillamente a lungo, questo non è che mette in discussione la perfezione e la bontà dell'atto, era solo per precisare. Per quanto riguarda invece la richiesta fatta dal Consiglio Pugliese, chiedo un attimo al dottor De Rosa di delucidare in merito per riguardo le due. Ah, ecco, sì, anche per le osservazioni fatte dal consigliere Santino. Allora, parola al dottor De Rosa. Buongiorno a tutti. Allora, oggi si approva la conferma della TAS. Come è già contenuto nel conto della proposta di deliberazione, le aliquote fissate nell'anno 2015 non sono oggi, non è possibile oggi implementarle o apportare variazioni. In effetti, come avrete notato, noi oggi confermiamo soltanto la TASI, mentre non lo facciamo per l'IMU, perché la norma prevede una sorta di automatismo, ad esempio per l'IMU, ma anche per la TOSA, per la pubblicità, eccetera, perché la norma prevede una sorta di automatismo per cui quello che è stato fissato nel caso in cui non venga variato si la TASI però ha un vincolo, secondo quello che è stato predisposto dalla normativa che è stata fatta, e cioè quella che deve finanziare i servizi, di qui la necessità di approvare quest'atto per individuare quest'anno quali sono i servizi che va a finanziare. Ovviamente i servizi qui indispensabili di qui alla tabella allegata rappresentano gli stanziamenti complessivi. L'introito previsto nella risorsa relativa alla TASI rappresenta soltanto una quota parte di queste spese, pari appunto al 28,93%. Per cui questi servizi presenti all'interno del bilancio assommano 4.666.314 euro, e la quota di 1.350 copre una quota di questi servizi, l'altra parte è coperta dalle altre risorse, dalle altre entrate del bilancio. Naturalmente a questo punto questo atto diventa soltanto un atto formale per rendere completa opera debile precisamente a quanto dispone la norma, che cioè quella di individuare i servizi indispensabili. Per quanto riguarda la questione che poneva il consigliere Santino, in effetti qualsiasi agevolazione che viene prevista all'interno delle tariffe o delle aliquote o delle imposte che sono previste a livello comunale, ovviamente comportano una diminuzione di introito. Se abbiamo una diminuzione di introito, questa diminuzione deve trovare copertura in altre o in diminuzioni di spesa o in incrementi di introito in altre realtà. Una considerazione che è stata fatta comunque prima di fare, quando sono state a suo tempo fissate le aliquote e comunque quando nel tempo sono in automatismo, è comunque che nelle nostre realtà la proprietà immobiliare è comunque molto simile, l'Italia è uno dei paesi che ha
questa misura può essere svolta, però comunque ha un impatto tutto sommato limitato. Tenga conto che i contratti a cui si riferisce hanno già delle agevolazioni di altra natura che non riguardano il comune, per cui oggi insomma diventano comunque agevolati. C'è la cedolare secca, quindi insomma c'è la possibilità di credito della vicina e il termine minimo appuntato praticamente anche se il futuro fino a un massimo di 9 anni. Quindi diciamo già ricevono una serie di agevolazioni. Noi oggi queste agevolazioni le sono di difficoltà anche pensate, sia a stimarle e sia a poi una volta stimate a trovare la relazione.